Ciao amici miei, mitici, benvenuti in Horizon Forbidden West con Marco Drums Games e andiamo in live. Oggi c'è qui il mio grandissimo amico Marco, quindi ogni tanto interrompo l'audio perché parliamo dei cazzi nostri, intanto vi faccio vedere il gioco, l'evoluzione com'è. Ok ragazzi, adesso come al solito iniziamo con il video di presentazione e comunque che vi spiega il vecchio Horizon 1 Zero Dawn, che non mi ricordavo più il nome. Va bene? Ah, non avevo accettato, non mi hanno visto. Ciao ragazzi, benvenuti. Ok, dai, cominciamo col video di presentazione di Horizon, ok? Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Ok amici miei, continuiamo la mega storia. Io chiaramente come tutte le volte tolgo il video per lasciare questo immenso e bellissimo gioco alla vostra visione. Io ogni tanto poi arriverò a commentare, ma faccio un po' e un po' oggi. Comunque, se volete scrivermi, scrivetemi che vi rispondo, ragazzi. Adesso vediamo un attimo che cosa bisogna fare qua. Vuoi esercitarti a cacciare, salvatrice?
brillante come sempre. Ma ti avvenga. Eccoci qua, ragazzi. Allora, ho fatto la missione del tipo. Oh, 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 oh mio Dio, 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 oh mio Dio. Ok, io ero andato a fare una missione secondaria di questo qui, credo. Sveglia, Olivia. È tornata. Aloy, scoperto niente? Dei fuggitivi dell'Eclissi erano accampati oltre la foresta e si preparavano ad attaccare Luce Arida. Hai salvato moltissime vite. Aloy, lo sai che ti credo, ma gli altri ufficiali non basteranno le tue parole a convincerli. Se vogliono prove, mostra quella. E di loro che quest'uomo ha messo a rischio la sua vita per eliminare una spia dell'Eclissi. Ah, sei davvero la sua salvatrice. Congratulazioni, soldato, sei un uomo libero. Uscirai da lì prima del tramonto. Questa arriverà alle persone giuste. È fatta. L'Eclissi è finita. Quasi. Gli intrusi di cui parlavi, quelli che sono passati da Luce Arida. Il capo è pericoloso. Ed è là fuori, nell'ovest proibito. Raduna un esercito. Sole e ombra, e tu lo fermerai, non è vero? Ci proverò. Ti aiuterò. Combatterò. So che puoi farlo, ma ne hai già passate troppe. Uscito da quella cella, goditi la libertà. La meriti. Tu finiscili allora. Che gran figata. Secondaria fatta, ragazzi. Secondaria. Vediamo le abilità. Dobbiamo sbloccare un blocco di abilità, eh? Quindi andiamo a potenziare. Bam. Quante ne ho ancora? 5, eh? Allora, io direi di sbloccare. Attacco potente. Arco da guerra. E non c'ho più abilità per fare nient'altro. No, 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 in realtà c'è questa. Ok. E abbiamo fatto quasi, quasi tutte le abilità, Da guerriera. Madonna, cacciatrice, ragazzi, è tantissime abilità, Nuova missione secondaria. Vediamola. Ombra dell'Ovest. Raggiungi. È secondaria questa. Sì, dobbiamo fare un po' di secondaria, Gli scavazzanna. Come ci sono arrivati? Andiamo qua, dai, facciamo questa. Adesso un po' da fare, ma ci vediamo presto. Hai sbloccato termiche. Le tecniche arma sono attacchi unici e potenti. Ah, ecco cos'era la parte sopra che era sempre attiva. Una volta tieni premuto R1 mentre prendi la mira, usa la tecnica selezionata. Scorri le tecniche L1 premendo. Ok. Con la mira. No, la mira è R1. Ma come cazzo? Vabbè, ho sparato, a minchia. Va bene, dai, andiamo avanti che poi la capiamo anche questa. Andiamo a fare la secondaria. Ombra ad ovest, ragazzi, raggiungi le coordinate del covo dell'Eclissi. Lo recupero più tardi dalla scorta.
Ciao amici miei mitici, benvenuti, Marco Drums Games, andiamo avanti col mitico Horizon Forbidden West. Scrivetemi nei commenti così vi posso salutare, ragazzi. Allora, questa è la quella melmazza che sta ammazzando il mondo, che dobbiamo scoprire da dove arriva, perché e come, che ammazza anche gli animali. E questa è una cosa brutta, di questa melmazza qua. Sì, questa è proprio una cosa melmazzosa. Allora, stiamo facendo la missione secondaria, amici miei, Ombra a Ovest. Ho fermato lì un attimo le primarie perché su consiglio di un amico mi hanno detto di fare le secondarie e fare il trofeo delle... Allora, bisogna sbloccare le abilità un ramo intero, ok? Quindi sto facendo questo qua della guerriera perché... Se no, dopo fine gioco, bisogna rifare un'altra run per poter fare quel trofeo per il platino. Contando, ragazzi, che io non ho proprio tantissimissimo sprint tempo, avendo un sacco di giochi, e tra un po' esce anche il mitico GT Sport, sto optando praticamente per... cercare di platinarlo in una run, ecco. Hai recuperato le parti che mi servono? Ci sto lavorando. Ok. Sarà per la prossima. Che cazzo di parti ti servivano? Boh. Ah, ma è di là. Allora, un'altra cosa che non ho capito è come mai... Io questo posso overridarli? Mi ha vista! Cazzo! Hai capito! Hai capito! Ti faccio saltare le corna, eh! Scemoto! Ok, allora avevo usato lo stesso tasto di Elden Ring, ma purtroppo non funziona così. Ok, lo zaino è pieno, ho spazio nella scorta. Ah no, io dovevo... Dovrei fare il... l'override su queste macchine. È un'altra cosa che ha in più questo gioco di Elden Ring. Deve esserci un altro calderone con i dati per l'override di quella macchina. Ah, l'override di quella macchina. Andiamo, raga. Me l'ha già detto che non ce l'ho. Però aspettate un attimo. Usare il fulmine sembra una buona idea. Allora, quella parte dietro è il radar. Porca loca. Ok, adesso mi devi staccare la parte sopra. Stai calmo. Ok.
Cazzo. Cazzo, quanti ce ne di macchine qui, raga? No, sto facendo un po' la fine del gatto, eh? Cazzo! Allora! Bella madonna! Oh là là! Devo cominciare a farne fuori qualcuna, eh? Ragazzi, mi fanno il culo. Devo scappare. Che sollievo. Ma chi è? Dai, ma quanti ce n'è? Ciao! Oh mio Dio, amici miei, mio Dio, un sacco di macchine, sono morto per voi. Beatrice, rieccoti. Allora, io stavolta approfitto per andare via, senza andar lì, perché ce n'è veramente troppe macchine merdose, che mi fanno il culetto. Quindi evitiamo proprio di andare da quella parte là.
Ciao ragazzi, benvenuti. Horizon Forbidden West. Rovine del mondo antico. Cosa ci e, sarà? Benvenuti alla live. Chiaramente, reliquie. Una reliquietta? Vediamo un attimo. C'è un altro modo, sicuramente, perché figura se c'era la porta per poter entrare. Pannello condotto. Allora, dai, la reliquia la facciamo un'altra volta, che è un dito in quel posto. Ok, vai. Allora, tac, e una è andata. Allora, ragazzi, io sono contro la caccia agli animali, ma mi servono per poter mangiare. Quindi, ci sta. Qualcosa. Allora, dobbiamo trovare un modo di entrare qua, Allora, vediamo un attimo, ragazzi. Io mi muto ogni tanto, comunque. Bene, vediamo un po'. Allora, vediamo un attimo, come dice Aloy, di cercare dove si va. Allora, questo secondo me è un pannello dove si può aprire. E adesso, visto che gioco 164 milioni di giochi, non mi ricordo più come si fa, non me lo ricordo. Oh, raga, abbiamo trovato. Ah, aspetta un attimo, che qui in teoria. No, in teoria no. Allora, fammi vedere un attimo. Perché non posso saltargli dentro così. Perché mi hanno messo una cassa? E se magari è per andare qui? Vediamo un attimo. E se magari è per andare qui? Sì, assolutamente. Eccola qua. Perché c'è i cosi gialli, sai, come un Uncharted. C'è. Bella ragazzi, benvenuti. Io ogni tanto mi muto, Ok. Prenderò dalla scorta se mi servirà. C'è un dispositivo di qualche tipo. Può agganciarsi. Ecco ragazzi, qua c'è un ologramma che di solito leggo, ma se è troppo lungo non c'ho voglia. Vabbè, questo non dice un cazzo. Oh, c'è qui la mia amica Stefania che di solito legge queste cose qua che gli piace. Quindi sto muto, se lo sentete. L'intera festa è un segreto, la facciamo dove la vuoi. Sì, ma sarà una cosa fatta bene, la festa del secolo addirittura, con una mostra allestita per l'occasione, ok. Ma soprattutto se usi il codice VIP2204 puoi entrare. Nell'ufficio al secondo piano, dove ci sarà la vera festa, ok? Quanti ci saranno? Due. I dati danneggiati. Allora, okay. Il codice è 2204.
secondo piano. Ah, c'era un codice? Al secondo piano. Merda. Grande, vedi che ci vuole la Stefania che legge. Allora, faremo così. La prossima live che faccio, ragazzi, invitiamo anche Stefania così legge. Sei invitata alla prossima live, Ste, eh? Allora, oh 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 oh, e io come ci arrivo là? Beh, tanto per cominciare abbiamo preso il coso che prima non riuscivo a prenderlo. E ci sta, insomma, è sempre roba buona. Di qua che cazzo c'è? Quella roba qui si può... Adesso farò il botto, guarda. 3, 2, 1. Bam! Cosa c'è? Cosa vede? Cazzo, non posso entrare di lì. Sì. Qui non c'è niente. Oh, questa è la cella che devo portare dall'altra parte. Adesso qual è il posto che non me lo ricordo più? Non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Lì non si può andare. Io penso che si va di qua. Che cos'è sta roba fichissima? Vabbè, raccogliamolo. Questa era una cosa fichissima quella lì, eh? Che non so. Ah, qua c'è buco. Qui. Posso inserire questa cella d'energia in quel dispositivo? Sì che puoi inserirla, ma l'hai già fatto più di 20 volte. Tutte le volte devi dirlo, Aloy. Ok. Allora, andiamo avanti di qui. No, serve un'altra ne serve. Diversa, no, uguale. Questo che cos'è? Sarà quello di prima? Sì. O tutte le volte così. Io, cos'è questo qui? Ti passo 50 volte. Oh, cazzarola, raga. Facile arrivare lassù. Devo aiutarmi con qualcosa. Là il rampino non si alza. Una reliquia. Come ci arrivo?
Oh, grazie alla stecca è venuta oggi, visto che mi ha fatto... Però dobbiamo vedere se riusciamo a entrare. È lì? E devi risalire e vedere se c'è un altro sopra. E mo dobbiamo risalire. Mo risaliamo allora, risaliamo. Ho fatto un culo per salire una volta. C'è Felice, il cagnolino di Ste, Marco e Franci che fa i capricci. Guarda giù, fermo lì, guarda giù. Vediamo. Lì. Che c'è un buco qua? Qua c'è un buco, però guarda bene. Un momento mi spacco le gambe. Aspetta! No, devi di qua di guardare allora. Perché lì è dove non riuscire. Cioè deve essere un buco per scendere di qui. Un po' più a sinistra. Puzzola, non c'è. Dai! Deve essere il blocco della porta. Che buce di culo, raga! Questa è stata una cosa un po' così, secondo me. È stato un po' un bucio di culo. Bene, tipo mezzo baghettino. Se vogliamo proprio essere sinceri qua. E adesso questo ti serve andare? Non lo so, la lasciamo qua tanto. Il codice? 2204. Che io non me lo ricordo. No! No! Perché non mi fa mettere il codice? Devi mettere Mica, mi ricordo un cazzo, io, raga, Va bene. Non me lo ricordo. Ah, no. Allora, vediamo un attimo. Questo mi serve. No. Lo so io perché. Prendi quella, la rimetti. Bravissima. Sì. Proprio questo. Perché quell'altra mi serve per fare una cosa. A meno che magari ce lo mette in quel posto stavolta che devo andare per forza 2. Però spostiamo qui, tanto per cominciare. Ok. Perfetto. Allora, vai. Perfetto, ha caricato la cella d'energia. No. L'acqua ha scaricato l'energia nella cella. No! Non la puoi far salire nell'acqua, per quello che c'era quel coso. Ma funziona però? Adesso la devi ricaricare. E dove la ricarico? Lì. Ah, questo è il caricatore. Che ricarichi il telefono. È quello che serve per camminare. Ma non penso che salta con... Con quel coso, no, si cammina. Bisogna vedere un punto allora alto. Vediamo un attimo. Vabbè, proviamo a fare così, vediamo se salta con la pila in mano, ma non credo, perché è pesante. Il bello è che quando prende le cose pesanti, le vedi lei che fatica che fa? No, non salta. Devi trovare un modo. Che bella che ha lui, bellissimo. Grande Marchito, questa è idea di Marchito, grande. Aspetta che se mi ribalto, porca miseria. Mettila lì, non tirarla su. Aspetta! Che hai visto che roba? Incredibile Drums. Ah, forse posso cadere? Ma sì che posso cadere. Allora, inserisci la cella dentro. Ora il blocco della porta dovrebbe avere. Ok, il codice? 2204. Grande, Ste, io me l'ho già dimenticato 36 volte. Ok, vedi, adesso si butta di qui. Adesso ha energia. Inserisci il codice. Hai detto? 2204. Sì! E vai! Se non leggevi il video. Sì, no, io non li leggo mai. Infatti l'altra volta sono stato scemo a trovare sto codice. Ci ho messo una vita. Le reliquie, però le terrò con me.
Poi capirò cosa farne. Grande ste! Bella di Marchito, grazie. Oh, che soddisfazione aver preso una reliquia. Salviamo. Che bisogna di farla un'altra volta. No, Una per anticipare la... Questo finisce nella scorta. Meglio. Raga, è dura questo mondo fatto di macchine che ti sterminano e arrivano in branchi. Ma grazie, guarda quanti erano. Cioè io ero lì a combattere con quelle lì, 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, tagliala. Andiamo di qua, va, facciamo un po' meno figure che si crepa in casino. Questo, ma che macchinario che era lì, incredibile. Questo era il serpentone del primo, di Zero Dawn, vedi che queste... macchine ormai senza corrente qui alla mercé della ruggine qua, stanno rugginendo, ma che roba incredibile, va che guardate la ruggine, anche i dettagli quando si va vicino, oh guarda che cosa c'è qui, se non venivo a curiosare. Vabbè, non ha letto la stecca, quindi andiamo avanti. No, ormai è andato. Ormai è troppo tardi, siamo già andati. Come mi dispiace. Faremo una live e tu entri dentro e leggi quando ti becco tutti i cosi, va bene? Dai! Ok. Oh, una macchina nuova, ragazzi, lo spazzino Alfa. Lo devastiamo. Allora, facciamo una bella cosa. Mandiamogli un bel dardo avvelenato. Così impara a stare. Ah,
Vedi che c'è la corrosione. Porca loca! Sai che c'è la corrosione. Oh mio Dio! Oh, mi seguono, ste minchioni. Oh oh oh, ne vedo un altro incazzato nero là dietro. Oh cazzarola. Bah. Ce l'abbiamo fatta, questi sono importanti, quelli azzurri e le celle degli spazzini e delle macchine, perché servono anche per i potenziamenti, eh. Io l'arco non posso più potenziarlo perché mi servono dei pezzi di macchine diverse da quelle che ho già scoperto. Questo l'ho ammazzato. Non posso prenderlo, finirà nella scorta. Ma sì, lo so, dici sempre così, c'è un miliardo di leggi nella scorta. Ok. Allora, io devo andare di là, eh. C'è un ragazzo che ha finito il gioco in 3 ore. Io sono 27 ore e non ho fatto neanche 5 missioni. Quindi, insomma, un po'. Perché quello ha fatto tutte le missioni e non anda finché lo pagare. Sì, ma non prende neanche niente, non si potenzia. Quello si è fatto il boss a livello 0. Cioè, capisci? Che vai con l'armatina che ti fa 12 e il boss è 1,5 milioni. Bene, le 3 ore. Per fare il boss. Sì, ci ha messo 20 minuti a arrivare. Allora, io devo andare di là, eh. Una piantina. Devo recuperare anche le piantine perché mi hanno fregato tutta la vita, eh. Vedi, c'è, cioè, quello là, non va tutto, non perde tutto questo tempo a recuperare le piantine. O la roba tipo così, vedi. A parte che le speedrun sono fatte apposta, eh. Tu in teoria prima finisci il gioco, sai, come a manetta e tutto, poi vai direttamente sui posti. Ragazzi, accampamento Kharja, incredibile. Allora, questo qui è uno. Hai detto che erano i migliori scavatori della conquista. E tu hai detto che avremmo nuotato nei manufatti. Ho trovato questo, no? È un vassoio. Ah, per il sole. Nemmeno i migliori artigiani di Meridiana ricreerebbero questa simmetria. Per cosa lo usavano i predecessori? Per gli antipasti o per il pesce? È un vassoio! Tu chi sei? Roshavid.
Non riconosceresti il sole se ci finissi dentro. Questa è la salvatrice di Meridiana. Ecco lei che vede l'invisibile. Sei venuta qui per loro, non è vero? Loro? Le reliquie. Il lago ne è pieno. È successo qualcosa di grosso qui nel passato. Posso dare un'occhiata? Sono un sacco di dati. Dovremmo forse far chiamare il guaritore? Qualsiasi cosa sia, fa tutto riferimento a un sistema di riparo mobile. Oh, intendi dire come un coperchio per il vassoio? No, come qualcosa che tornerebbe utile in battaglia. Questo dov'era? Nello scavo. Sì, che al momento brulica di macchine. E a meno che non scompaiano nel nulla, noi ce ne andiamo immediatamente. Non vuoi scoprire che cosa è successo qui in passato? Forse è possibile. E certo, mi scrive perché è una missione secondaria. Questo luogo. Ogni spedizione comincia da una diceria. Quando i Tenact hanno ricacciato i nostri dall'ovest, sono tornati raccontando di questo lago ricco di tracce degli antichi. Appena ho sentito i racconti, ho capito che queste acque promettevano manufatti in quantità. Una promessa non ancora mantenuta, almeno per ora. Chi è paziente sarà ricompensato dal sole quando le nubi svaniranno. Ci sono molte rovine a est. Perché venire qui in cerca di manufatti? Mentre i miei colleghi frugano nelle stesse vecchie rovine, personalmente preferisco aprire nuove strade. Gendas il Loquace, primo studioso a svelare i segreti dell'Ovest. Io sarò famoso come il grande scriba Aram. Tu non sembri altrettanto ottimista. Sì, io vendo manufatti ai nobili. Idealmente, quindi, offro qualcosa di più allettante di un vassoio per il pesce. Sei davvero un cafone. Le spedizioni di questo genere costano e finora non abbiamo trovato niente che basti a coprirle. Quindi le macchine vi hanno attaccati allo scavo? È stato orribile. Lo scavo sembrava placido come una brezza leggera. Ho visto un riflesso nell'acqua e sono entrato. Era il vassoio. Me ne sono così infatuato che non ho visto le macchine avvicinarsi. Direi che sono vivo per miracolo. C'ero anch'io. Per la verità avevi un bel vantaggio su di loro. La fai facile tu che te ne stavi bello lontano. Comunque sia, speravo che di questo se ne occupassero gli Oseram. Loro dovrebbero essere i migliori scavatori della conquista. Invece la sola cosa che fanno è blaterare di indennizzi. Non se ne parla nemmeno se non si trovano manufatti per poter coprire le spese. Dove trovo lo scavo? È un buon punto di partenza per scoprire cosa sia questo sistema di riparo mobile. Potrei capire cos'è davvero successo. Lo scavo è qui alle nostre spalle. Segui il lago verso ovest. Sapevo che il nostro incontro non era casuale, salvatrice. Pensa alle storie che ci porterai esplorando il lago con la tua seconda vista. Spero solo la verità. Il sole ha veramente illuminato questa giornata. E io che pensavo che tua moglie ti avesse sbattuto fuori dalla conquista per farti fare qualcosa. Non farti sentire da pedra quando dici cose del genere. Ti spacca la testa. Niente? Vabbè, sarà per la prossima volta. Ah, eccoti qua. Allora ragazzi, arco da caccia focoso, invece lui mi vende robusto. Qua cos'hai? Archi? Sì. Pistole non ce ne sono. No.
Ma una volta in quell'altro ce l'aveva, no? Sempre avuto anche qui in quell'altro arche spalle. Mi sa proprio di sì. I tuoi amici tremeranno al solo vederti. Ci mancava questo. Una ragione per non muoverci da questo luogo desolato. Non hanno molto da dire. Non erano artigiani abilissimi. Caricavano un bello per fare le cose. Vivevano con i frutti da terra e cose del genere. L'ultima non davo. La loro terra è stata colpita da una specie di malattia. Quasi non riescono a mangiare. Fratello, ti ho cercato. Ah, sei tornata. Devo andare, scusa. Allora ragazzi, ho fatto un po' una cazzata, nel senso che ho tolto il fucile a quello che c'aveva. Vabbè, lasciamo così, cazzo me ne frega. Andiamo. Devo andare allo scavo di cui parlava Geras. Eliminare le macchine e cercare indizi su questo sistema di riparo mobile. Lo metto nella scorta per il momento. Chi è questo? Oh, magari non mi vede, raga. Oh, forse funziona. Eh sì, dopo un po' se ne va via. Guarda. Il divoratuono, ragazzi, era uno dei boss più forti di Horizon Zero Dawn, per farvi capire che boss ci sono adesso, Cazzarola, ragazzi. Potrei usare delle munizioni all'acido. Allora, all'acido dice, Allora, o ce la giochiamo e ce la finiamo malissimo, raga. Si potrebbe anche fare, tanto cosa ci costa. Salve, al massimo. Sì, ho salvato adesso, dal punto là dietro. Io. Allora, lui dice munizioni corrosive, eh? Dai. Vieni? Oh cazzo. Lo sto facendo arrabbiare, ragazzi, eh? Ah! Che spavento. Scusate, ragazzi. Oh! Oh, 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 oh! È finita brevissimamente. Io direi che non si può fare il divoratuono adesso, ragazzi. Amici miei. No. Il divoratuono. Saltiamo e skippiamolo proprio molto velocemente. Anzi, basso. Stai bassa, Loi, stai molto bassa. Se li lascio fare non perderanno altro che guai. Devo stare nascosta, trovare il capo e farlo fuori. Direi. Sì, me lo. Cavalca macchine di pattuglia. Devo stare attenta. Ah! No, stronzo. Ma come corrono? Madonna, come ci. Frecciozza? Ci mette mezz'ora a. E sono solo sei. E ci mette una vita anche a farle. Sei seria che mi hai lanciato? Siamo seri, ragazzi? Siamo seri, ma scappa, Loi! Scappa!
Senza munizioni non serve. E che cazzo è munizioni? Sì, questo è... Chi è questo? Highlander. Dai, Aloy. Ma Boavas. Vabbè, agire scattante, devo dire. Sto scemonito. Mi sca... è questo che mi vedi, mi paralizza. Dai, Aloina. Scappa. Scappi. Corpo a corpo. Minchia, quello mi sega di brutto. No, adesso vado a far sto scemonito qua che... Ma rotto. Quindi diciamo che non mi sparano le frecce, che forse è meglio. No, qualcosa mi tira quello io. Ecco, c'è un'altra. No, Aloy, anche te. Dai che questo c'ha un martello, e muova. Oh, in testa te lo da. Ma quanto ci metti? Mezz'ora ti da sto cazzo di arco. Ah, ti ho spaccato, sa. Cazzo, si è abbassato sto scemonito. Oh! Però gli ho tirato via l'elmetto sto scemonito, eh. Madonna, sto arco è forte, raga. Controllerò il corpo. Potrei trovare qualcosa di utile. E adesso aspetta che c'è sto scemo qua che mi sta sparando, Aloy. Mi ha preso anche. Ma ha preso, sta rincoglionita. Dai, spara in basso. Oh! Ma che cazzo è questa qua? Muori. Raga. C'è anche una macchina là, tra l'altro, eh. Guarda che non ci ha sentiti. Tutto bordello. Sì, no, sono macchine ipersensibili con i radar, non sento. Vediamo se c'è qualcosa di chiuso qui vicino. Ah, ragazzi, una chiave. Ma io dovevo andare solo a fare una missione, ma perché poi c'è un sacco di roba di contorno e non riesco mai a fare una missione nelle mie live? Sì, è assurda sta roba. Il Costa l'ha finito in una settimana, ha platinato. Devo controllare il corpo. In una settimana ha fatto tre missioni. Devo trovare delle piastrine. Sì, ma sto arco non mi piace tantissimo, eh. È vero che fa male di brutto, ma è vero anche che ci mette tantissimo proprio. Ma che cazzo fa? Ah, ha caricato l'arma. Invece mi sono spaventato, che cazzo stai facendo? Allora, diciamo che possiamo anche evitare di andare qui e andiamo direttamente sulla storia. Però devo prendere queste qui per curarmi. Sarò là. Un tintore può interessare. Zaino pieno. Posso metterlo nella mia scorta.
controllarla. Un calderone. Deve essere quello di cui parlava Lost. Il nucleo dovrebbe contenere i dati per eseguire l'overdrive su altre macchine. Continuare. Mi serviranno presto, ci scommetto. Allora ragazzi, schippiamo quelli stupidozzi là, anche se vorrei ammazzarli, vi dico la verità che ho una voglia di andarli a ammazzarli, ma so già che faccio fuori 7-8 cose di cura, quindi lasciamo, evitiamo. Questi che cosa sono? Fagiolo? Quindi a 688 metri di qua. Oh, 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 ti pareva che non c'era una macchina? Intanto c'è il cane che se la dorme. Sta ammazzando qualcuno. Beh, possiamo farci anche i cazzi nostri, eh? Sì, proprio lei. Hai visto, Milu? Bisogna aspettare un'apertura. Neanche il solletico. Incredibile, incredibile. Cambiato un po' il coso delle armi. Ok. Cioè.
Dai, fa 48. Cioè. Sì, no. Fa molto, molto più danno quello là. Stai zitto. E chiaramente fa meno danno. Ma quando ho bisogno di sparare più velocemente. Allora io me ne sto su, che tanto ho visto che appena scendo mi fanno il culo. D'accordo? Sono 20. L'ho appena detto, eh. Mazzarola! Perché adesso è spaesato dalla casa, da tutto, non solo da... bisogno, lo troverò nella scorta. Non so cosa sia successo. Non eri in guardia. A posto? Non so cosa sia successo. Non eri in guardia? Falcodoro Talana Khan Padish. Aloy malgrado Inora. Tu hai ucciso Fauci Rosse. Hai salvato Meridiana. Milo è il mio turdido. Si è unita alla loggia poco dopo la battaglia alla Guglia. Ha sentito parlare delle nostre imprese. Devi riposare. Usa delle piante medicinali per la ferita. Perché sei venuta fin qui? Le macchine dell'est erano troppo docili? Non è questo. Sto cercando un uomo. Cacciatore Karja, un mio coetaneo. Si chiama Amadis. Tempo fa è venuto fin qui da solo e poi... è sparito. L'uomo che stai cercando
È un altro cacciatore della loggia. Non vorrebbe sentirtelo dire. È una lunga storia, ma... un tempo era un nobile. Ci siamo incontrati a caccia, io ero rimasta ferita. Mi ha curata. E ha aiutato a fermare delle macchine che minacciavano un villaggio. Dopodiché ci siamo... divisi. C'è qualcosa che non mi stai dicendo. Un'altra volta. Milu, l'aria è cambiata alla loggia. Ora può unirsi chiunque aspiri a diventare un grande cacciatore. Non importa la tribù. Tranquilla. Una bella rivoluzione. L'ho promesso alla mia nomina a Falco d'Oro. Quanto a Milu, vuole imparare a cacciare per aiutare la sua tribù. Chi sono per dire di no? Milu, è il tuo nuovo turdido. I falchi possono sostenerne più di uno? L'aria è cambiata alla loggia. Ora può unirsi chiunque aspiri a diventare un grande cacciatore. Non importa la tribù. Tranquilla, resti la mia preferita. Una bella rivoluzione. L'ho promesso alla mia nomina a Falco d'Oro. Quanto a Milu, vuole imparare a cacciare per aiutare la sua tribù. Chi sono per dire di no? Mitici, ancora un attimino e poi arrivo da voi, eh? L'ultima volta è ripartita da Meridiana per dare la caccia a una nuova macchina letale. Alla fine si trattava di alcuni squarciavento e un ammazzacacciatori. Dicevi di essere insoddisfatta. È così noioso essere un falco d'oro? Avevo lasciato la città. Non volevo sentirmi oppressa da tutte le formalità e quell'inutile burocrazia. Mentre ero fuori città ho capito che... la loggia non può essere solamente caccia e trofei. Dovremmo essere lance a protezione dei civili come lo erano mio padre e mio fratello. Sembra una grossa sfida. Non ricordo altri membri della loggia con la tua apertura mentale. Qualcuno c'è. Gli altri li sbatterò fuori. Me ne occuperò appena avrò trovato Amadis. Milu, è il tuo nuovo turdido. I falchi possono sostenerne più di uno? L'aria è cambiata alla loggia. Ora può unirsi chiunque aspiri a diventare un grande cacciatore. Non importa la tribù. Tranquilla, resti la mia preferita. Una bella rivoluzione. L'ho promesso alla mia nomina a Falco d'Oro. Quanto a Milu, vuole imparare a cacciare per aiutare la sua tribù. Ciao amici miei, mitici. Sono per dire di no. Posso aiutarti a cercarlo? Oh, ciao ragazzi, ciao mitici, ciao mitici. Ma il tuo aiuto farebbe comodo. Che cosa ci faceva qui? Ha perso una persona cara durante i giorni rossi. Voleva recarsi sul luogo della battaglia per onorarla. Io e Milu stavamo andando proprio lì. Il campo di battaglia è vicino, vengo con voi. No. Aspettami a Eco della Pietra. Curati e pensa alla lezione di oggi. Ma... il dolore non farebbe altro che distrarti, vai! Tutti i cacciatori devono riposarsi. Sì, Falco d'Oro. È stato un onore. Sei sicura che se la caverà? Ma certo, è il mio turdido. Vieni, bisogna andare di qua. Ok, seguo lei? Ma sì, seguiamo lei. Facciamo questa secondaria. Il campo di battaglia davvero risale ai giorni rossi? La battaglia dei boccioli ardenti. Amadis era nell'esercito Kharja che si era spinto verso ovest. La sua divisione ha attaccato i Tenakht, sottovalutando però le forze nemiche. È stato un massacro. Strano che una come te abbia stretto amicizia con un reduce dei giorni rossi. Non temere, era tra i pochi salvabili. Ha provato a fermare per l'attacco, dopo. Ma era troppo tardi. È da allora che fugge. E temi che qualcosa gli sia andato storto? Tranquilla, vedrai che lo troveremo. Aveva promesso di mandarmi un messaggio. Ho aspettato, ma non è mai arrivato.
Oh raga. Sì, eccola qua. Beh, potevo farla più tranquillamente di qui, eh. Vabbè. Eccoci arrivate. Qui allora. Dopo tutti questi anni restano ben pochi segni della battaglia. Sì. Ma ci sono molte impronte. Credo recenti. Diamo un'occhiata. Allora, amici miei, chiudiamo la live e ci vediamo alla prossima, che andiamo avanti con la storia di Aloy. Scusate oggi, ma avevo i miei amici Marco, Stefania e Francesco in casa, quindi ho comunque fatto andare la storia, ma ho parlato poco con voi. Ecco, allora, io adesso stacco un attimo e ci vediamo subito dopo o dopo, insomma, con qualche altro gioco, forse ancora con Horizon Zero Dawn. Ciao amici, mi raccomando di seguire YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, e mi raccomando di iscrivervi su YouTube e Twitch, profonde, attivate la campanellina, mi piace, commentate, portateci anche sul mio canale. Grazie mille, ragazzi. Amadis. Appena finisce il pezzettino. Il mio focus potrebbe aiutare. Amadis viaggiava da solo. Okay. Che ci facevano degli Oseram qui? Ok, siamo arrivati qui, usciamo e ci vediamo alla prossima. Ciao amici miei, da Marco Drums Games Channel è tutto. Vi faccio vedere il filmato iniziale, che sarebbe la fine di Horizon Zero Dawn, e poi chiudo la live. Io vi saluto già. Ciao amici miei, ciao amici, statemi bene. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso. Di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità.